Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con Kerbal Space Program e oggi andremo a fare la missione che avevamo anticipato alla fine dello scorso episodio, ovvero andare in orbita intorno a Moon con un Kerbal e fare il ritorno sul pianeta Kerbin in maniera da recuperare la quantità maggiore possibile di scienza. Per fare ciò andremo a modificare il nostro standard MK2, che è, diciamo, la Soyuz che abbiamo utilizzato fino adesso, che è this one here, ok, eccolo qui, e andremo ad aggiungerci diciamo, il settore scientifico a questo razzo, ovvero lo Science Junior, qui, un Mystery Goo, potremmo anche aggiungere, dunque, facciamo una cosa, ragazzuole, andiamo in utility, che è questa, e andremo ad aggiungere un service bay da 1,25 qui. Ok, e lo metteremo qua sotto. Adesso vi spiego perché utilizziamo questa. Intanto andiamo ad aprire questa service bay, è la prima volta che lo utilizziamo sul serio. Vediamo di metterci dunque. Ci mettiamo il Mystery Goo per non sbilanciare il razzo. Lo mettiamo qui. Vediamo se riusciamo. Ok, qui. Di sopra ci mettiamo il termometro. E basta, perché poi abbiamo il barometro. L'ho sbloccato con le ricerche, ma non serve perché non c'è atmosfera. Nel dubbio, mettiamoci anche un'antenna. No, dai, ci torniamo indietro. Ok, chiudiamo questa. Andiamo a staccare questa qui e la salviamo. No. No, non andremo a staccarla. Faremo una prova di rientro, quindi ci stacchiamo mentre saliamo e facciamo la prova di atterraggio. Questi due cosi li mettiamo più giù. Qui, due per favore. Gracias. Ok. Mentre qua giù alla Service Bay vediamo di montare delle gambette di atterraggio. Gambette di atterraggio. Allora, ne mettiamo due ruotate così. Oh, perché si è entrato dentro? Ok, due ruotate così. Va bene. Ne copiamo altre due e le mettiamo. No, 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 no. Così. Le mettiamo il più lontano possibile, quindi tipo qui. No. Ok. Sto facendo un casino della Madonna. Così. Ok. Penso che funzioni. Non ne sono sicuro. Allora, qua sopra possiamo anche mettere facciamo una prova con questo, poi vediamo se va bene. Oh no, è troppo grande, dannazione, no, non ce lo mettiamo. Ci mettiamo il paracadute. Quello lì era il Launch Escape System, cioè in pratica ci permette di salvare la nostra capsula se qualcosa va storto durante il decollo. Questo qui invece lo mettiamo qui e controlliamo che il nostro Kerbal possa uscire dopo. E dovrebbe bastare così. Andiamo a vedere. Si stacca questa. Deve andare in uno stage separato. Quindi, qui questo qui lo chiamiamo MK3. Dobbiamo anche vedere se effettivamente ci basta la potenza per fare tutto. Beh, spero di sì. Salviamo e lanciamo. Ok. Allora, direi di fare un rientro più o meno dai 8-9 mila metri. Abbiamo Gebedia con noi, ma non porteremo Gebedia, ma porteremo piuttosto Bob, che è scienziato, se non sbaglio, o Bill. No, ma dovrebbe essere Bob lo scienziato, che ci permetterà di ottenere più scienza. La cosa buona degli scienziati è che possono andare anche a pulire questi pezzi qui, che diciamo sono grigio secco. Comunque, spegniamo i motori, stacchiamo questi e vediamo di continuare la nostra salita solo con il corpo centrale. Speriamo che non vogliano schiantarsi sulla rampa di lancio.
Vedremo un po'. Comunque andiamo a cambiare un pochino la nostra direzione. Ops, troppo. Vabbè, facciamo così. Stacchiamo. Vediamo di allontanarci da quella parte lì. Dell'altro lato. È lì che torna giù. Ok. E adesso spingiamo, stacchiamo. Ok, aspettiamo di arrivare. Sì, va bene. Aspettiamo di arrivare al massimo della nostra altezza. Tanto siamo già praticamente fermi. Ok, wow, guardate, si fluttua, ragazzi. Quello è più pesante di noi. Speriamo che in effetti non si sia spaccato tipo niente. Ok, siamo molto lenti, perché siamo a 130 metri al secondo. Stacchiamo l'SS, ci stiamo indirizzando alla parte sbagliata. Perché sei ti devi in qua? Non lo so. Comunque, apriamo i paracadute. Apriamo le gambette di atterraggio. Sembra che funzioni. E teniamo la verticale con l'SS, con l'aiuto dell'SS. Ok, non ci dovrebbero essere problemi. I paracadute sono veramente tanti per una cosa del genere. Dovremmo atterrare accanto alla cosa, la stradina che collega il VAB alla rampa di lancio. Allora, ok, aspettiamo sui 500, si apre tutto, sì, alla grande 5,4 metri al secondo, quindi andiamo molto lenti. Possiamo anche evitare di mettere le zampette. Effettivamente mi sa che non sono simmetriche, perché questo è il centro, qui siamo leggermente spostati a sinistra. E vediamo un po', intanto non penso che ci siano problemi, però atterreremo proprio sul bordo, eh. Ops, ops. Ok, sì, ma va bene. Qui stiamo fermi senza alcun tipo di problema. Questo qui la possiamo aprire per vedere le nostre strutture. Ok, andiamo a vedere che il nostro Kerbal esca senza problemi, perfetto. E quindi direi che possiamo fare revert fly to wake assembling e andare a modificare quei particolari che non ci andavano bene. Rieccoci qua, ho modificato il razzo, quindi andiamo a pulire la rampa di lancio. Ok, recuperiamo Jebediah, grazie. Andiamo a lanciare il nostro standard test MK3 con il nostro scienziato Bob. Abbiamo anche degli altri dell'altra gente recuperata in orbita, eccetera eccetera, ma per adesso non ci interessa utilizzare gli altri. Abbiamo bisogno dei nostri eroi, prima Jebediah, poi Bob. Sì, ma devo anche cliccare, vai. Effettivamente standard test MK3 con Bob Kerman. Ok, quindi 3 2 1 launch. In questa maniera, ragazzuoli, non potremo utilizzare l'SS per quanto riguarda l'abilità del pilota, ma potremmo farlo per quanto riguarda l'abilità della capsula, quindi del nostro Probodobodyne Octo. Andiamo a premere T, andiamo a controllare lo staging, ok, quindi 3, 2, 1, e andiamo su. Andiamo su e speriamo che tutto basti, perché comunque è una prova, ragazzi, ancora non abbiamo visto se la potenza di questi motori effettivamente è sufficiente a farci entrare in orbita, a farci raggiungere Moon, eccetera eccetera. Non ci dovrebbero essere problemi. Abbiamo visto l'altra volta che avanzava diverso carburante con l'altro razzo, ovviamente non è questo, però dovremmo riuscire a farcela uguale. Magari non entreremo in orbita, faremo solo un flyby con ritorno su Kerbin, vedremo un po'. Allora, stanno per finire i primi due booster. Il nostro Bob non è molto felice di stare qua sopra. Non sa come funzionano tutti quei comandi che lì davanti. Stacchiamo queste due. E se ne tornano giù, incliniamoci verso est, cioè incliniamoci, ruotiamo verso est. E adesso iniziamo il nostro ritorno orbitale con un po' di ritardo, ma il razzo non è più leggerissimo come era prima, quindi cerchiamo anche di andare incontro a questa cosa iniziando più tardi il turno orbitale, facendolo più veloce. Ok, 10.000 metri. Ah, qui sopra ho attivato una delle schermate di informazioni del flight engineer.
Ne possiamo attivare fino a 2, ovvero l'altitudine del terreno, vediamo, la verticale, ah, questo è buono, l'altitudine rispetto al terreno, vertical speed, horizontal speed, e siamo sopra che bioma? È molto interessante studiare per un discorso proprio di raccolta di dati scientifici. Andiamo a inclinarci un po' di più, perché effettivamente stiamo facendo un'ascesa un po' troppo verticale. Quindi vediamo appunto di aumentare. Ah, quella laggiù è la bandiera che ho messo per sbaglio mentre facevo le letture scientifiche allo Space Center, perché ci sono tipo una cosa come 20 biomi allo Space Center che danno un sacco di scienza, e quindi mi sono divertito ad andare a giro con un piccolo apino, l'ho chiamato, ape piange, e in quella maniera appunto ho ottenuto un bel po' di scienza. Per sbaglio ho piantato una bandiera con Bob proprio, quindi è lì. Però sappiamo anche la distanza dallo Space Center in questa maniera, ovvero adesso 36 km. Bene, siamo a 36.000, andiamo a metterci orizzontali, abbiamo fatto una curva ascensionale un po' particolare, infatti come vedete siamo molto corti in questo momento, però abbiamo la possibilità di allargarci. Allora, teoricamente noi con questa telecamera qui riusciamo a fare tutto, perché sì, non vediamo la cippa lì, però abbiamo le nostre finestrelle quassù in alto che ci danno tutti i dati che ci interessano. Quindi aspetteremo, proveremo a fare una cosa così. 55, dove vediamo la nostra velocità in orbita. Vediamo un pochino orizzontali. 58. Il carburante sta per finire. 60. 62. Ci arriviamo a 65. Stacchiamo e accendiamo l'altro motore, le lucine accese. Tanto parlano in una lingua strana. Oh, ho applicato. No! Errore. Ho premuto il tasto spazio piuttosto che maiuscolo. E torniamo giù perché ho staccato il motore. Ci vediamo fra poco, ragazzi. Rieccoci qui che stiamo facendo la nostra ascesa, ragazzi. Siamo a 33.000 metri e siamo pronti a accelerare un bel po' di più. Andiamo a vedere la nostra mappa. Teniamo questa schermata. Ci terremo i due hub dell'Engineer su in alto e vediamo di accelerare al massimo. Tanto dovremmo essere già abbastanza alti. Dove sei? Sei a 40.000, sì. Vai orizzontale. Orizzontale, please. Ok, e aspettiamo quindi che questo robot raggiunga i 50. Bene, adesso questo lo possiamo vedere anche da qui, l'importante tanto è solo quel numerino lì. Vediamo come stiamo facendo anche un'ascesa migliore della prima, se non sbaglio. La vedremo un attimino quando finisce il carburante. Eravamo a 64 e spiccioli prima. Adesso vediamo se andiamo sopra i 64 o no. Ho fatto una curva gravitazionale più standard. E adesso vediamo un po' se effettivamente. No, era meglio quella di prima, infatti, perché il razzo è più pesante. Ok, continuiamo quindi a salire. Siamo a 60.000 di apoapsis, quindi altri 10 km di apoapsis ci interessano, minimo, facciamo 15. E poi faremo l'allargamento della nostra apoapsis, cioè prima, dopo la circolarizzazione, l'allargamento della nostra apoapsis fino all'orbita di Moon. Andiamo a 75 e 60 metri e andiamo a fare time warp fino a uscire fuori nello spazio. Ok, dov'è Moon? Ok, di là. Ok, è laggiù, sì. Quindi vediamo di uscire. 70. Ok, allora guardiamo un attimino perché c'è una situazione strana. Saremo un pochino troppo indietro, però sto guardando che effettivamente no, non ce la facciamo. Come vedete, sì, dovremo bruciare già in fase discendente, quindi non ha senso. Andiamo a fare. Per fare time warp fino alla prossima manovra, ragazzi, basta posizionare una manovra, cliccare sul tracciato
successiva alla manovra e verrà warp to next maneuver. Quindi andiamo a posizionarci qua. Se facciamo così ci porterà un minuto prima della manovra, in questo caso solo 4 secondi facciamo. Quindi non serve molto. Allora io direi di fare tutto manualmente, quindi andiamo a fare time warp. E acceleriamo. Dobbiamo riportarla davanti a noi, anzi tenerla lì con noi. Ehi, troppo, 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 troppo. Dov'è la periapsis? 54? Vabbè. Poteva andare bene continuare, quindi. Tac, ok. 75,6, 74,795. Va bene, leviamo di torno questa manovra. Andiamo a vedere di fare subito una burn, magari. Lenti. No, va bene, va bene. Scusate, se faccio tipo. No, ho sbagliato. Ah, va bene farla più avanti, quindi la facciamo tipo qua. Ok, quindi 800 metri al secondo, dovremmo bruciare per un minutino, fra 1 minuto e 13, quindi facciamo time warp fino a una trentina di secondi e andiamo a accendere i nostri motori. Ok, e vediamo di farla qui così, tanto non serve modificare la nostra orbita. Andiamo a chiudere la manovra e vedremo tutto, di fare tutto manuale. Ok, quindi stiamo già facendo la manovra di raggiungimento di Moon. Abbiamo cercato di fare tutto in maniera molto veloce. Tutte queste orbite colorate qui intorno mi disturbano. Quanto carburante abbiamo? Siamo a 2/3. Cresciamo, cresciamo, cresciamo. Dunque, Moon si trova a 10 e 4. Noi teniamo d'occhio la nostra apoapsis 8 qua su in cima, siamo a 2 in questo momento. Vediamo di aspettare. Adesso cresce velocemente, ragazzi, quindi state attenti. 7, 8, 9, X. Ok, avremo una periapsis di 808 chilometri, quindi va bene. Facciamo F5, facciamo time warp e facciamo una cosa simpaticissima, ovvero anche, ragazzi, la cosa bella è che abbiamo già un passaggio intorno a Moon che ci permette di fare una lettura e poi ritornare direttamente in orbita intorno a Kerbin, e addirittura abbiamo una apoapsis, cioè una periapsis abbastanza bassa, 2 milioni, una apoapsis a 13. Potremmo scendere far scendere la periapsis dentro l'atmosfera e poi andare a rientrare su Kerbin. Facciamo warp here dentro la sfera di influenza di Moon e vediamo la nostra orbita attorno alla Luna. Ok, e ci siamo. Fermi, time warp complete. Ok, io direi di stringere la periapsis comunque per fare un'orbita la più larga possibile, ci va bene uguale. Dobbiamo bruciare per 8 secondi, tanto pochissimo. E ok, amico. Electric charge 0? Per quale motivazione? Perché non prende il sole qui? Oddio. Scusate, eh. L'SS è disattivato. Questo non sale? Il minimo che sale viene riconsumato immediatamente. Cioè non possiamo fare. Ragazzi, facciamo una manovra strana. Allora, questo coso ha l'SS disattivato, quindi come lo muoviamo, si muove. Stacchiamoci con il nostro Kerbal e andiamo a farlo ruotare se possibile. Dannazione, non è facile farlo ruotare su se stesso, eh? Però ci proviamo. Vediamo se. Ah.
Vediamo se col nostro testone ci riusciamo. Forse adesso lo prende. Guardate là, ragazzi, la manovra del nostro Bob che salva la missione. Sì, ora grazie. E fai board. E adesso, guardate un po', abbiamo la corrente elettrica. Ok, quindi per favore girati così, prendine un bel po'. Sale molto lentamente, quindi vediamo di staccare l'SS e fare in maniera che cresca. Tanto prima della nostra periapsis abbiamo un'ora, quindi possiamo andare tranquilli. Vediamo di fare time warp in maniera da farlo aumentare molto. Ok, vabbè, possiamo anche effettivamente indirizzarci verso il nodo di manovra e fare time warp definitivo. Tanto comunque cresce anche con l'SS attivato. Sì. Quindi andiamo a puntare qui e clicchiamo su Fire Warp fino alla prossima manovra. Ok, quindi siamo vicini al nodo di manovra, 58 secondi, andiamo a fare time warp manuale fino a raggiungere i qua. Merda, ritardo, vabbè, ci importa una sega, tanto non volevamo quell'orbita precisa. Ok, chiudiamo l'orbita intorno a Moon e staccare. Ok, leviamo intorno alla manovra e siamo in orbita attorno a Moon, orbita molto alta, siamo al limite della sua sfera di influenza. Allora, andiamo a fare le varie letture, dovrebbe essere addirittura un'altra lettura questa, esatto. Keep data. Andiamo ad aprire e facciamo log temperature keep data. Observe mystery goo keep data. Andiamo a fare il crew report e fare keep data. Andiamo in EVA con lui e facciamo EVA report keep data. Ok, quindi abbiamo preso tutti questi dati scientifici, rientriamo dentro la nostra capsula e vediamo di uscire dunque dall'orbita di Moon da questa parte. Ops. Ah, qui andiamo direttamente fuori, che discorso è? Io voglio rientrare nella sfera di influenza di Kerbin. Eh no, qui come vedete staccheremo lì. Ah, è perché ovviamente da qui a lì la nostra posizione cambia, quindi dovremo vedere di stare tipo. Ok. Questa qui direi è la cosa migliore. Quindi faremo fra 2 giorni questa manovra. Andiamo a puntare qua per 2 secondi, dovremo bruciare, ok? E vedremo poi di bruciare anche di più per fare un rientro come si deve. Quindi facciamo time warp per 2 giorni. Anzi, possiamo anche cliccare qui e aspettare che faccia da solo. Ed eccoci qui. Ok, quindi 50 secondi al nostro nodo in manovra. Perché non mi fai fare time warp? Perché premo i tasti sbagliati. Adesso facciamo questo burn. Vediamo questa periapsis. Sì, vabbè, ci va bene così. Aspettiamo di uscire dalla sfera di influenza di Moon. Questa la leviamo nel frattempo. Usciamo dalla sfera di influenza di Moon. Adesso, cioè qui in questo punto, e siamo qui. E adesso siamo nella sfera di influenza di Kerbin, il nostro pianeta natale. Ok, c'era un'orbita strana. Andiamo verso la nostra retrograde e vediamo di fare un rientro un po' più hard, sperando che non ci siano problemi.
Mettiamola periapsis, tanto siamo nella fase, cioè scenderemo comunque con la luce del sole. Mettiamo una periapsis tipo a 30.000. No, facciamo 40, 35. Controlliamolo anche qui. 4, 3, 2, 1. Facciamo un manuale adesso. 100. Ok, stiamo per entrare dentro l'atmosfera. Siamo dentro l'atmosfera adesso. 36 e 33. Facciamo quick save e andiamo a fare time warp. Anzi, stacchiamo anche il motore. Dovremmo essere ancora più bassi adesso. 25, adesso è molto basso effettivamente. Vabbè. Facciamo time warp, anzi facciamo time warp fino a qui e scenderemo di nuovo. Dove c'è Moon? Possiamo attivare i satelliti. In effetti c'è molta più roba a giro qua intorno, ragazzi. Sarebbe il caso di levare anche i debris. Che cazzo servono i debris? E siamo al punto in questione. Quindi rimettiamo probes e leviamo i debris. Ok, questi sono i satelliti che abbiamo in orbita. E andiamo a vedere come siamo nella fascia, nella fase, diciamo, di notte del pianeta, ma adesso dovrebbe sorgere il sole. Non vogliamo l'SS attivo. Poi, vogliamo intanto andare time warp 1 per attivare qui. Bene, facciamo time warp. Non siamo più in orbita. Però mi serve di stare attenzione che adesso è la fase più pericolosa di tutte perché io non so se... Oh mio Dio, questa perché non l'ho chiusa? Close. Cretino, lascio le cose aperte. Pensavo fosse la Science Union. Ok, 31.000. Io direi di separare in due stadi questi cosi. Mettiamo prima quello sopra e poi i due laterali che serviranno davvero a rallentare. Ok, il nostro ablator sta facendo il suo lavoro? Nemmeno troppo. Però siamo ancora belli alti e siamo ancora sopra il mare, ma lì abbiamo la terra. Lì ci sono delle montagne, speriamo di non arrivare proprio lì. Aiuto! Stai dove devi stare. Questo coso è un po' sbilanciato, cioè il baricentro è un po' troppo alto. Siamo ancora a 1800 metri al secondo, ragazzi. Stai lì. Stai lì. Ablator 168, no, non devi scaldarti. Attenzione, ragazzi, qui c'è una parte nel mezzo che ha subito un po' di calore. E dovrebbe essere... Penso lo Science Junior. Ok, siamo a 1300 metri al secondo, stiamo rallentando. Bob, ti prego, stringi forte i denti. Va tutto bene, te sei anche felice, non ti preoccupi di niente. Aspettiamo di scendere sotto i 1000, sotto le fiamme. Oh, è proprio lo Science Junior, ragazzi. Ah no, è il paracadute. No, è il... Ah, vaffanculo, il paracadute qua sopra. È il pannello solare che ha subito un po' di calore. Ok. Adesso siamo a 14.000 metri. Apriamo il primo paracadute. Siamo sulle montagne oltretutto. Aiuto, speriamo che questo non ci peggiori l'atterraggio. Ok, questo paracadute ci farà rallentare un po' mentre andiamo giù. Ancora un pochino. E oh mio Dio, ma proprio sopra una montagna. Apriamo gli altri due, va. Ti prego, stai dritto. Altitudine rispetto al terreno, siamo a 1900. Oh mio Dio. Ragazzi, ho un déjà vu. Attiviamo l'SS. 300. 200.
Siamo non troppo verticali qui, eh. Insomma, 90-80, attenzione. Adesso dovremo andare di là, perfetto. Anzi, di là. Siamo pronti, eh? 19, 18, 17, 16, 15. No, no, no. Ok. L'ho fermato. Non voglio fare quella cosa ruzzolando. Andiamo a fare recover vessel. Mamma mia. E adesso andiamo a prendere, guardate là, 108 scienza. 108 scienza per noi e forse anche un po' di esperienza. 3 esperienza gained per il nostro Bob Kerman, che non ha fatto un livello, comunque si è preso 3 di esperienza, che è buono per lui. Allora, 146 scienza non ci permette di fare 2 ricerche, anche perché ne abbiamo solo una che rimane da 90, andiamo a fare immediatamente. Adesso abbiamo dei nuovi decoupler radiali, un adattatore, un tricoupler e un nasone aerodinamico. Ok ragazzi, questo episodio termina qua. Nel prossimo episodio punteremo alla superficie di Moon e lo faremo naturalmente con una sonda unmanned. Abbiamo già le parti a 2,5 metri, vedremo di sfruttarle e appunto iniziamo a fare razzi un pochino più grandi. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.